La donna del mistero, un personaggio che scopriamo solo alla fine. Come è nata questa idea e quanto ti sei divertita a interpretarlo? Guarda moltissimo, anche perché sono tutti personaggi assolutamente colorati e assolutamente divertenti, mentre il mio è questa specie di Catwoman, è una specie di agente segreto, infatti si chiama Eva, tipo Eva Kant, perché quella era l'idea, oppure Occhi di Gatto, sempre vestita con queste tutine di lattice, sempre molto, insomma, tutta così, un po' vamp, sempre col tacco 12 a Cuba in giro, però in realtà è un agente segreto, un avvocato che poi sconvolgerà la fine del film, perché in realtà lei va a Cuba. Fa un salto a L'Avana per fare il contrario di quello che vogliono fare tutti, e cioè tutti vogliono riportare Vittorio in Italia e lei invece farà una cosa che sconvolgerà il finale, che impedirà a lui insomma, di tornare per tutta una serie di motivi incredibili. Però tu sei stata bravissima non solo nel prendere in giro con ironia le eroine che conosciamo, da Lara Croft, appunto Eva Kant, però al tempo stesso anche con grande serietà, anche il dialogo che hai con Pannofino, sei serissima. Cioè. Sì, e tu non sai quanto è stato difficile, anche perché in quella scena mi ricordo che c'era un vento terribile a Cuba quel giorno. Io e Francesco eravamo seduti e c'era, per coprirci dal sole, perché c'era vento e sole molto forti entrambe, e c'era un enorme pannello, sai, per la luce, eccetera, che è cascato e ci siamo salvati per miracolo. Quindi c'è stato anche il giallo. In realtà, insomma, è stato un momento di grande ilarità, anche di pericolo, ma ci siamo divertiti come dei matti. E stare dietro le quinte con Brignano e Pannofino, io con le tutine, con tutti i vestiti tipo Occhi di Gatto, potete immaginarvi le battute che mi hanno fatto durante, insomma, dal solletico a ogni tipo di commento, di complimento, grazie al cielo anche quelli. Insomma, quindi è stato veramente tosta mantenere questa serietà, questa aplomb da agente segreto, che insomma era questo avvocato che poi apre la valigetta dei misteri e sconvolge il finale.